Buon pomeriggio a tutti, benvenuti nella casa ecologica del Comune di Modena. Diamo inizio a questa settimana della viabilitura e della domotica qui nella sede dell'AES e con i lavori di questa che è la decima edizione, dodicesima edizione, mai perdo il numero delle edizioni, perché sono all'inizio, poi si partono, non si contano, dodicesima, l'ho anche scritto, e vabbè, una settimana sicuramente ricca di molti eventi. Io dopo ringrazierò sicuramente tutti i partecipanti, anche perché molti di quelli che sono qua hanno contribuito alla messa in opera di questa settimana di convegni, appunto, che partono oggi e finiscono venerdì. Io entrerei subito nel vivo, do la parola a Giulio Pezzoni, che è il nostro presidente e assessore al Comune di Modena, e lo saluto. Sì, sono io che ringrazio tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte e davanti le quinte, perché mettere in piedi la settimana della bioarchitettura e della domotica non è certo semplice, anche se squadra che vince non si cambia e soprattutto impostazione che è sempre più in miglioramento non si cambia. Ci tengo però a sottolineare alcuni aspetti. Questo è un anno particolare perché ci sono molte cose in cambiamento e queste cose in cambiamento toccano indirettamente il lavoro che in questa agenzia si fa. Ci tengo a dire che è un momento in cui nella regione, in tanti territori, si parla di PSC e i lavori sul PSC inevitabilmente si portano dietro riflessioni più generali sull'energia, sull'edilizia, su tutto ciò che è nel nostro cartellone. Ci tengo anche a dire che, insomma, nel nostro territorio si è aperto un bel dibattito da 2 anni a questa parte, sempre più di commistione tra diversi compartimenti che fino a non troppi anni fa sembravano stagni. Allora, se noi, c'è qua in prima fila la mia collega Ferrari alla Smart City come delega sul Comune di Modena, ebbene, si può inserire il tema della Smart City o si deve inserire il tema della Smart City più in generale sulla giusta edilizia, sul sviluppo sostenibile e sul tema energetico. Dico anche che non avremo paura ad affrontare il tema trasporti, non avremo paura ad affrontare il tema trasporti perché la comunicazione e il come le persone si spostano in un ambiente urbano è sempre di più qualcosa che deve andare in pari passo con la programmazione generale rispetto a un'idea di futuro delle nostre città. Questa settimana è forse il momento di maggiore visibilità per l'Agenzia per l'Energia. Ci tengo però a dire qua per la prima volta qualcosa insomma, che mi rende particolarmente fiero. Se tutto va come deve andare, io credo che nel 2016 questa agenzia diventerà più grande, più importante e soprattutto cercherà di fare qualcosa che a livello regionale si sta cercando di portare avanti dal punto di vista politico, ovvero il tema dell'area vasta. Area vasta come punto di riferimento politico di programmazione, ma anche, dico io, sulle scelte concrete. Noi cercheremo e stiamo già lavorando per avere un ampliamento dell'agenzia con i soci che sono dentro CISA, nel territorio bolognese. È qualcosa di molto importante e molto serio. La collaborazione con la città metropolitana di Bologna è strettissima. Comune e provincia di Modena stanno lavorando e c'è la voglia della provincia di Modena, nonostante i cambiamenti istituzionali, voglio dire, che complicano un po' la vita, a rimanere dentro l'agenzia. Mi fa piacere dire questo perché, insomma, il saluto che verrà dopo del senatore Vaccari ci riporta anche indietro alla progettazione provinciale che venne al momento di definire questa agenzia. Quindi, insomma, se le cose stanno assieme, noi saremo i primi che provano a dare continuità tecnica, amministrativa e settoriale a qualcosa che inevitabilmente succederà. Il riordino istituzionale della legge 13 dice aprite la testa, aprite la mente, iniziate a lavorare per territorio. Bene, noi con l'agenzia già lo facevamo, basta guardare l'elenco dei soci, già lo facevamo nelle iniziative, basta guardare questa settimana, non solo. Bene, io penso che se siamo conseguenti anche nell'aprire la famiglia con tutte le garanzie possibili, ma nell'essere più forti e presentarci l'anno prossimo con ancora più spazio di manovra. L'ultimo aspetto non tocca la settimana della bioarchitettura e della domotica, ma insomma, penso che sia doveroso dire due parole. Lo ha già detto il nostro sindaco, lo hanno già detto tutte le istituzioni. Non è facile portare avanti la normale organizzazione della nostra agenda dopo quello che è accaduto a livello internazionale.
La scelta però è stata quella di continuare per andare avanti, non toccare ciò che avevamo già messo in campo, perché ci sembrava il modo migliore per dare anche un segno di reazione, per alzare la testa a tutto quello che insomma abbiamo vissuto e stiamo continuando a vivere. Riteniamo che anche semplicemente facendo il proprio lavoro e portando avanti i propri progetti si possa dare un bel messaggio di forza a, insomma, a dinamiche che sono ben più alte, ben più internazionali rispetto al motivo per cui ci ritroviamo qua oggi all'Agenzia per l'Energia. Quindi insomma la scelta era: continuiamo a fare il nostro mestiere, facciamolo bene e allo stesso tempo dimostreremo che abbiamo assolutamente voglia di vivere e di fare al meglio quello che possiamo fare nella nostra vita. Bene, io penso che possiamo continuare nei saluti istituzionali e insomma la presenza numerosa di quest'anno, mi ci tengo a fare una scommessa, penso che supererà quella dell'anno scorso, e se così sarà il direttore mi dovrà un altro caffè, e questo è molto importante, e poi insomma cercheremo con l'agenzia di avere ancora più successo per Modena, per il territorio e per tutti i soci. Grazie. Io appunto vorrei ringraziare anche la professoressa Germandi che ci sta accompagnando per la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena in questi giorni e che ha sostenuto la settimana con grande forza, non solo quest'anno ma anche negli anni passati. Quindi io do doverosamente un ringraziamento e anche la parola per un saluto. Grazie. La Fondazione Cassa di Risparmio promuove questo evento perché promuove e sostiene la ricerca scientifica e tecnologica e in particolare anche la valorizzazione dei beni culturali, dei beni ambientali, e quindi in questo caso particolare un evento che coniuga tecnologia e ambiente è certamente ideale per essere riconosciuto tra quelli messi nella propria mission della Fondazione come appunto evento da finanziare, convegno da finanziare. Questo convegno abbraccia un pochino tutti gli aspetti dell'impatto del costruire sul nostro territorio e cerca di coniugarli con la sostenibilità ambientale. Io ho visto che si parte dalla gestione smart del territorio per esaminare il futuro delle costruzioni nel senso di ciò che deve ancora essere costruito dal punto di vista delle tecnologie, degli impianti, dei materiali, certamente di una edilizia green, di una progettazione green, quindi come si suol dire energia quasi zero. Poi ho visto che ci si rivolge all'esistente, cioè al restauro, al recupero degli edifici pubblici che possono essere, degli spazi pubblici che possono essere riutilizzati e riusati, anche della edilizia industriale, delle aree industriali che in qualche modo possono essere convertite, sempre con un approccio di sostenibilità. E poi ho visto che si guarda anche alla integrazione di questi aspetti, cioè a una pianificazione ambientale, una pianificazione territoriale che sia sostenibile, compresi anche, come citava prima l'assessore, gli aspetti di mobilità. Ecco, tutto questo naturalmente ha un riverbero tecnologico, ha un riverbero culturale, anche un riverbero sociale, perché la società risente di queste scelte di tipo pianificatorio e quindi anche di tipo edilizio, e il fatto di fare scelte sostenibili è un vantaggio certamente da questo punto di vista anche per la società, al di là dello sviluppo tecnologico che viene promosso con questo tipo di interventi. Io mi permetto di aggiungere, perché oltre a essere da pochissimo, da una settimana, consigliere d'amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio, quindi non posso parlare più che per questi limiti, ecco, della Fondazione, perché non ho una grande esperienza in questo ambito, mi permetto di aggiungere però che insegnando ingegneria ambientale ormai da una vita, vedo in queste iniziative un futuro anche per le nuove leve dei nostri studenti che devono dedicarsi a questo, perché l'ambiente è un bene di un'importanza incredibile, è un bene di un'importanza chiave, quindi qualsiasi soluzione tecnologica, qualsiasi intervento deve essere visto anche nella chiave di tutti gli impatti ambientali che può avere. E dico tutti perché molte volte, qui purtroppo emerge l'insegnante, oltre al consigliere d'amministrazione della Fondazione, molte volte nella valutazione degli interventi, nelle scelte tecnologiche, non tutti gli impatti vengono presi in considerazione. Invece dobbiamo essere sempre più orientati in questa direzione, perché allora veramente faremo sostenibilità. Grazie. Molti diciamo dei nostri collaboratori infatti sono stati studenti della professoressa, questo è tutto studiato, è fatto apposta. Quindi a questo punto chiedo una mano a Gianluca per sentire il contributo che ci ha mandato Stefano Baccari in Commissione Ambiente,
al Senato, che ci ha tenuto appunto a fare un saluto e che oggi è in realtà impegnato a Roma un po' per la legislabilità, un po' per gli altri eventi. Per cui adesso sentiamo questo breve. Buon pomeriggio a tutti, a Gabriele, all'assessore Guerzoni, a tutti gli intervenuti, gli imprenditori e gli altri ospiti. Mi dispiace di non essere presente lì assieme a voi, ma siamo trattenuti a Roma per l'avvio delle votazioni in aula sulla legge di stabilità. E parto proprio da qui, perché voi parlerete in questa settimana di smart city, di efficienza energetica e di come le costruzioni possono dare un contributo importante al raggiungimento degli obiettivi che il nostro paese si è dato in Europa di risparmio di energia e anche di avvio di settori produttivi green. E a questo proposito la legge di stabilità fa una cosa molto importante, anche se non ancora sufficiente, cioè proroga la validità degli incentivi per le ristrutturazioni premiando, come ha fatto anche quest'anno, ovviamente quelle ristrutturazioni che hanno un occhio di riguardo per quanto riguarda il risparmio energetico, l'utilizzo di materiali di bioedilizia e quant'altro. E stiamo lavorando assieme a colleghi per convincere il governo ad allargare la platea degli oggetti e dei soggetti beneficiari di questi incentivi, nel senso che sono previste anche misure ulteriori per quanto riguarda i mobili per le giovani coppie, così come stiamo provando ad inserire altri oggetti, sempre ovviamente con il marchio del risparmio energetico, all'interno di questa platea. E credo che questo sia sicuramente uno strumento importante, ma un'altra cassetta degli attrezzi che il Senato e fra poche settimane anche la Camera si appresta a mettere a disposizione di cittadini, imprese e pubblica amministrazione è il collegato ambiente, di cui ho avuto l'onore di essere relatore. È un provvedimento che parla di molti aspetti che riguardano diciamo la green economy e quindi anche di quello di cui parlerete in questi giorni, ma in pari modo si occupa in alcuni articoli di acquisti verdi, di green public procurement, di codici di criteri ambientali minimi, facendoli diventare obbligatori e andando sicuramente a premiare quelle che sono le certificazioni EMAS e Ecolab per quelle imprese che partecipano agli appalti pubblici, rendendogli la vita più facile in questo accesso agli appalti pubblici e andando quindi a qualificare tutto l'insieme dei criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa e individuandoli queste certificazioni europee come premi per l'accesso ai fondi europei nel settennio 2014-2020. È un provvedimento che parla anche di oil free zone, cioè l'evoluzione dell'esperienza che voi assieme a tanti amministratori della nostra provincia avete condotto sul patto dei sindaci per avviare anche qui un percorso ancora più avanzato di decarbonizzazione della nostra economia. È un provvedimento che ha introdotto anche un'adesione volontaria all'impronta ambientale per promuovere la competitività delle nostre imprese in ambito europeo e internazionale, definendo questo Made Green Italy come strumento importante anche qui per indicare alle imprese come la legge di questo paese vuole dare una mano a chi in questo settore è già più dentro l'Europa di quanto non lo siamo noi come paese. È un provvedimento che parla anche di economia circolare e credo che insomma magari al termine della vostra settimana si potrebbe anche dopo COP21 di Parigi pensare a un momento di analisi, approfondimento ulteriore su questi temi e su quelle che saranno le decisioni che a Parigi
saranno prese, che determineranno ovviamente delle conseguenze importanti, così come la nuova direttiva sull'economia circolare dei primi di dicembre per il nostro paese. Credo che anche per questo sia importante il lavoro che farete in questi giorni, e per questa ragione vi auguro in bocca al lupo e buon lavoro a tutti. Bene, vedremo di fare tesoro, diciamo, di queste indicazioni. E do la parola a Giulio un secondo. Ho dimenticato una cosa che ci tengo a sottolineare. Insomma, il premio che accompagna la nostra settimana è un premio nazionale che ha grande importanza. E, insomma, penso che Gabriele magari dopo possa dirci che insomma, abbiamo avuto ottime adesioni. Dopodiché c'è un altro inquadramento istituzionale che dà pregio alla nostra settimana e che credo cada davvero a fagiolo. L'assessora regionale Palma Costi, che sarà ospite in chiusura proprio per il premio, ha comunicato a tutti gli enti locali con una lettera giovedì scorso, l'inizio del confronto sul percorso del piano energetico regionale, che inizierà il 27 novembre con una convocazione in Viale Aldo Moro a Bologna. Bene, io penso che noi possiamo arrivare a quella data con qualcosa di molto interessante per quanto riguarda il territorio modenese, e perché no, qualche stimolo possa arrivare proprio da questa settimana e dall'incontro con l'assessore regionale che ci sarà al termine della settimana per il premio. Tra il collegato ambientale che il senatore Vaccari ha seguito, tra il lancio del piano energetico regionale, io penso che abbiamo un 2016 davanti molto molto pieno, dove come sempre la politica dovrà cercare non solo di scrivere leggi, ma di immaginarsi poi come concretamente vengono applicate, come concretamente poi tutti i possibili stakeholder possono lavorare. Quindi insomma abbiamo uno stimolo in più per fare bene, sono certo che faremo.